Speciale quarto rally dei Castelli Modenesi. Si è svolto nei giorni 9 e 10 novembre la quarta edizione del Rally dei Castelli Modenesi. La gara con partenza ed arrivo da Serra Mazzoni ha richiamato numerosi equipaggi al via ed un appassionato pubblico sulle ormai collaudatissime prove speciali previste dalla Modena Corse Sport, organizzatrice della riuscitissima ultima gara modenese per la stagione 96. Le verifiche, le speranze. Gli equipaggi iscritti alla gara si sono ritrovati nel pomeriggio di sabato per le solite verifiche per documenti e idoneità, tecniche per il controllo della conformità al gruppo di appartenenza e della regolarità dei sistemi di sicurezza della vettura. Abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti durante la fase delle verifiche, ci hanno raccontato le loro attese per la gara. Con il numero 76 sono in gara con un Peugeot 205 1003 Coupon, Gherardi Gozzo, la scuderia è Race Program Italia. E da questa ultima gara modenese che cosa vi aspettate in particolare? Ma diciamo che adesso noi riusciamo, prevediamo di arrivare in fondo e poi vediamo un po' com'è la storia, perché l'asfalto è molto molto viscido, poi vediamo un po'. La stagione 96 ormai si sta concludendo, il punto della situazione? Ma diciamo che adesso sono primo in classe N2, in testa l'Emiliano Romagnolo, e abbiamo fatto alcune gare e niente, adesso questa qua chiudo con questa gara e basta, poi si vede nel 97. Con il 12 Galli, uno degli favoriti credo in gruppo N, è vero questo? Quali sono le tue attese? Pretese? Le pretese sono tante, i risultati vediamo. Qual è la prova che preferisci? La prima e la seconda. I tuoi avversari chi sono? I miei avversari? Ah, dal primo all'ultimo. A domani, ciao. Con il numero 29, l'equipaggio Darcio Ferrari, è un R5 turbo preparato al gruppo N. E la tua stagione 96 mi sembra molto positiva, sino a questo punto raccontaci qualcosina in più. Posso raccontare che fino adesso tutte le gare che ho fatto sono sempre andate molto bene, avendo sempre dei buoni piazzamenti, un primo di classe. La penultima gara a San Crispino, valevole per l'Emiliano Romagnolo, mi è andata male, che sono volato fuori strada con la macchina. Ora, cioè nel campionato Emiliano Romagnolo sono secondo, spero che mi va bene in questa gara, così tornerò a passare in testa. E il tuo obiettivo, mi sembra di capire, è riuscire a conquistare il campionato Emiliano Romagnolo. Per raggiungere questo obiettivo, qual è il risultato che devi ottenere? Io un primo di classe, il primo nel campionato Emiliano Romagnolo dovrebbe fare almeno un secondo di classe, così mi porto in testa dopo la squalifica di Zanotti. Cioè che ancora bisogna vedere se è stato squalificato, perché lì sarà il giudice che decide. Se rimane in gara siamo a pari merito. E vuoi ringraziare qualcuno in particolare per questa gara, ultima gara credo della stagione? Sì, i miei sponsor Gianfranco, Rito, Walter, Dall'Aria Abrasivi, tutti i miei amiconi.
la partenza, la tensione. Alle 9.01 di domenica mattina, la prima vettura, dopo essere salita sul palco partenza, ha preso il via affrontando il primo trasferimento previsto dal programma. Distanziate un minuto l'una dall'altra, tutte le vetture si sono presentate sul palco per poi scaricare nel primo trasferimento la tensione accumulata nei giorni precedenti la gara. Apre questo rally del Castelli con il numero 1, l'equipaggio di Verbilli e Albertini, che siete stati i vincitori della scorsa edizione. Come vi sentite in questa nuova edizione del quarto rally del Castelli? Ma abbastanza tranquilli, anche se diciamo meteorologicamente vediamo un po' che non è diciamo molto favorevole. Comunque una gara da prendere abbastanza calma, visto il terreno molto viscido. Molto viscido, l'avete già provato le prove speciali? Sì, come al solito le prime due insomma abbastanza fattibili, a parte diciamo alcune curve sporche. Sicuramente la terza, la prova delle cave, è molto viscida, da prendere con molta calma. Ci troviamo sempre alla partenza, abbiamo l'equipaggio Marti e Roncaglio. Come vi sentite dopo essere comunque tra i favoriti dopo la sfortunata gara di Modena? Ma direi in ottime condizioni, la vettura è altrettanto buona, perciò direi di poter fare un ottimo risultato. E per le condizioni del tempo, che non è certamente molto favorevole? Ma sì, adesso c'è questa nebbia, speriamo che si alzi un attimino. Le prove comunque mi hanno detto che sono asciutte, perciò cerchiamo di andare al massimo. Con il numero 3 abbiamo Verdi Scarabelli, siete con una vettura estremamente interessante, quindi tra i favoriti di questa gara. Quanto confidate con questa vettura? Ma niente, per noi è la prima gara, speriamo di tenerla stretta intanto, poi vedremo alla fine. Con il numero 5 abbiamo l'equipaggio composto da Gualandi, il Conte, uno pseudonimo molto curioso il Conte. Pensate comunque di padroneggiare in questa gara? No, ci piano di fare una bella gara e basta. Avete qualche tattica che volete mettere in atto? No, niente. Con il numero 8 un equipaggio molto particolare, tutto femminile, Braglia e Tazzioli. Comunque siete delle veterane di questo rally, avete ottenuto comunque degli ottimi risultati nei rally di San Crispino. Come vi sentite in questo momento? Una paura tremenda. No, speriamo che vada bene, che siano asciutte più che altro. Un po' di nebbia, eh? Infatti. Ma l'importante è che siano asciutte. Con il numero 9 abbiamo l'equipaggio di Incerti Debbie. Come vi sentite dopo essere comunque dei favoriti per quello che riguarda il gruppo N? Come vi sentite in questo momento per questa gara? Ma innanzitutto partiamo con cautela, perché è un percorso un pochino viscido. Comunque speriamo bene. Speriamo che venga anche il sole. Ovviamente, ma credo che sia altra nebbia. Equipaggio numero 10, Darcio Scorcioni, protagonisti sicuri del gruppo N. Vi vedo abbastanza tranquilli e sorridenti, è vero oppure è soltanto un modo per camuffare l'ansia? La seconda di quello che hai detto. La sì. Niente, noi cerchiamo di partire, cerchiamo di fare una nostra bella gara e quello che viene, viene. Notizie dalle prove? So che si possono percorrere con gli slick, c'è un po' di umido, ci stanno in certi punti, però per il resto è abbastanza scorrevole. In bocca al lupo. Grazie.
Numero 11, equipaggio composto da Zanni Vaccari. Come vi sentite prima della partenza? Ma siamo un po' tesi, c'è una giornatina mica simpatica, al fondo sarà pietoso. Faremo la nostra gara, abbiamo una macchina a noleggio, non è neanche la nostra, quindi dovremo stare un po' in campana. Però l'avete provata oppure tutto no, nuovo? Ho fatto sì 3 chilometri ieri sera, ma giusto per sentire che il sedile fosse a posto, la pedaliera, queste cose, niente di più. Abbiamo una vecchia conoscenza, equipaggio numero 12, Galli e Vandelli. Come vi sentite? Momento bene. Tranquillo, eh? No, tranquillo. Poi vediamo man mano andare avanti la gara, perché sai, oggi è agguerrito molto. Agguerrita, ma vedo che stai fumando, sei nervoso oppure ti vuoi scaldare? No, è una mia prassi fumare, è prassi. Sì, l'abitudine. In bocca al lupo, ci vediamo più tardi. Speriamo che crepi. Siamo al numero 14, equipaggio composto da Stanco Amadori, anche voi tra i sicuri protagonisti del gruppo N. Quali sono le vostre emozioni in questo momento, prima della gara? Ma emozioni tante. Se è tutto asciutto... le prove sono belle, quindi acceleriamo sicuramente. La macchina funziona bene? La macchina, guarda, adesso è nuova, è perfetta e va fortissimo. Mi fai una bella rombatina? In bocca al lupo. Crepi. Ed eccoci sempre, prima della partenza abbiamo il numero 29, equipaggio Darcio Ferrari, impegnati in una conquista molto ambiziosa, quello di vincere il campionato emiliano-romagnolo, se non sbaglio. Sì, ce la metteremo tutta per vincere la classe, speriamo di riuscire a vincere anche l'emiliano-romagnolo. Che cosa, tecnicamente parlando, cosa avete messo in atto per questa gara? Tenere giù il gas, dare molto gas, speriamo che va tutto bene. Sempre prima della partenza siamo al numero 42, equipaggio composto da Corrado e Martinelli. Siete impegnati nella combattutissima classe A2, quindi una cosa abbastanza impegnativa, diciamo così. Come vi sentite adesso prima della gara? Ma noi ci sentiamo abbastanza bene, diciamo che siamo abbastanza ottimisti, visto e considerato che nelle ultime gare non abbiamo potuto, diciamo così, dimostrare quello che sappiamo fare veramente, e speriamo di riuscirlo a fare stamattina. Rosi Bianchini numero 50, si ripropongono poi dopo il rally Città di Modena in questo quarto rally dei Castelli. Siete tranquilli, mi sembra, eh? Sì, molto tranquilli, la giornata sembra anche mettere al bello, è una classe molto combattuta, speriamo di fare bene. Vedo molto indaffarato il tuo compagno, come è un po' preoccupato forse? No, assolutamente, no. Si sta sistemando. E devo dire che comunque è un jolly, perché l'ho visto fare di tutto prima. No, è bravissimo. Soddisfatto. Soddisfattissimo. Ci vediamo più tardi. In bocca al lupo. Ciao. Nice.
Siamo con il numero 53, equipaggio composto da Bolzani e Zanni. Bolzani, dicono che tu sei un giovane di belle speranze, ci ritrovi in questo cliché? Ma non lo so, insomma io faccio quello che posso, poi dopo insomma vediamo poi. Che cosa ti aspetti da questa gara? Da questa gara è di divertirmi intanto, poi dopo sul viscido e sull'asciutto, poi dopo vediamo insomma se si riesce a fare anche qualcosa di buono, meglio. E siamo al numero 76, equipaggio composto da Gherardi God, una bella macchina gialla che si vede bene anche con la nebbia, vero? Sì, anche di notte. Anche di notte? Sì. Vi vedo abbastanza sorridenti e tranquilli prima della partenza, come vi sentite? Ma sì, tranquilli, non c'è bisogno di agitarsi perché non ne vale la pena agitarsi. Il navigatore sta controllando le note, è un po' preoccupato? No, è tranquillissimo, infatti va bene così. Allora in bocca al lupo. Grazie, crepi. Ciao. Ciao. Siamo al numero 78, equipaggio composto da Zanni Mucchi, dove Zanni è la sua seconda gara, mentre va bene, navigatore esperto, come ti senti? Mi sento abbastanza bene, tranquillo, e non dico altro perché bisogna arrivare in fondo prima di... Le condizioni del tempo non ti preoccupano più di tanto? Il giusto, non mi danno più di tanto fastidio per adesso. Tizi dalle prove? Neanche uno. Vai! Eccoci con il numero 82, ormai in dirittura d'arrivo prima della partenza, e Gavazzoni Spano. Gavazzoni, tu solitamente sei impegnato con ottimi risultati in Formula Campus, quindi non sei un rallista. Come te la cavi con rally? Insomma, come ti senti, diciamo così, prima della partenza? Ma questa è la mia prima gara, adesso guardiamo, ho provato pochissimo perché sono sempre stato via per le gare, comunque non mi sembrava di andare male, adesso guardiamo la gara, che risultato si vede a fine gara. Se non sbaglio corri al posto di tuo padre. Sì, esatto, perché mio papà si è fatto male, non ha potuto correre, allora ho provato io, guardiamo. Eccoci al numero 83, equipaggio Tonelli Curocchi, siete impegnati nella difficile classe N2, come vi sentite prima della partenza? Ah, per il momento è tutto a posto. La macchina funziona, okay. Tutto bene, speriamo che ad arrivare bene tutto, fino in fondo vada tutto bene. Il vostro obiettivo fondamentale qual è? Ma cercare di fare tutte le prove e arrivare in fondo. In bocca al lupo. Crepi. E volevo salutare mia moglie e mia figlia che non hanno potuto partecipare alla gara. E niente. Come spettatrici? Esatto. Quindi ti vedranno in televisione allora. Grazie. Speciale quarto rally dei Castelli Modenesi. Domani alla stessa ora, la seconda parte.
Speciale quarto rally dei Castelli Modenesi. Domani alla stessa ora, la seconda parte.